su sulle montagne, bandiera nera, devorto un partigiano del far la guerra. Riposo! La stessa dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, di Dio la creò. L'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, Sicilia la testa dove la vittoria che borga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Striancia forte, sia pronti alla morte, sia pronti alla morte, l'Italia chiamò. Striancia forte, sia pronti alla morte, sia pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Con le autorità ci portiamo alle fosse.
Bye.
anche dire pubblicamente, ecco, che se quest'anno il Giro dell'Appennino, che è una importante corsa nazionale, viene dedicata alla Benedicta per il suo 70°, un po' di merito ce l'ha anche Massimo, non tanto. Visto che i tempi un pochino si sono allungati, io faccio questo lavoro qua e voglio parlare a voi come mi ha insegnato un vecchio operaio dell'Ansaldo, Domenico Delfino, anche lui deportato, che diceva: ricordati sempre, tieni il cervello freddo e il cuore caldo. E il cuore si scalda oggi, perché ci siamo in tanti, ma ci sono anche tanti rappresentanti delle comunità locali. E oggi stamattina noi abbiamo fatto una cosa, pensateci un po', ognuno di noi partendo da casa ha compiuto il percorso che 70 anni fa compivano le truppe nazifasciste per arrivare qui. È un calvario, è una via crucis live. Mentre accompagnavo il presidente Smuraglia, noi siamo venuti su e gli dicevo: qua a Isoverde ne hanno fucilati 6. Don Ermanno ricordava un prete dell'Alessandrino. Io voglio ricordare Don Piana, che nonostante le minacce dei fascisti andò a benedire quelle salme, perché era impedito di fare anche questo. E poi, dopo Isoverde, Cravasco, che venne bruciata con i 17 martiri. E siamo arrivati a Praglia, 6 fucilati, vedo il rappresentante dei carabinieri, 2 carabinieri, che ricorderemo a maggio. E dopodiché Campana di Marcarolo, ma di là Masone, d'altra parte Voltaggio con i 16, tra i quali Casalini, l'autore di Siamo i ribelli della montagna. Quanti posti, Passo Mezzano, 18, è una via crucis, composta da ragazzi che per l'80% avevano meno di 30 anni, il 25% meno di 20. Operai, contadini, studenti, artigiani. Ma che senso ha oggi venire qui? È vero, abbiamo la pratica della difesa della memoria, ma oggi noi facciamo anche un atto di verità. Poche sere fa un signore che parla grazie al fatto che quei ragazzi sono morti e hanno permesso a tutti di parlare in questo paese. Come ci diceva Boldrini, quelli hanno combattuto per chi c'era, per chi non c'era e anche per chi era contro di loro. E io oggi dico anche per permettere ai cialtroni di parlare. Poche sere fa in televisione un signore, una bella penna, che ha fatto le sue fortune raccontando della resistenza da Genova al Po, ha detto che la strada della Benedicta è colpa dei comunisti, che avevano bisogno di un po' di cadaveri da mettere sul tavolo. Mi sembra di rivedere la scena e l'infamia di Via Rasella. Questa cosa va denunciata pubblicamente, perché non ci può essere spazio non solo per la truffa, ma per l'ignobile comportamento di chi sulle falsità fa soldi. Ma lasciamo perdere questi signori. Se guardate le tabelle che sono appese, ci sono le percentuali di, come vi dicevo, della composizione sociale. Tutti i tipi. Vi ho citato un prete, un professore, lo studente, tanti operai. Ma c'è anche un'altra particolarità che voglio ricordare. Non solo italiani. C'erano stranieri, molti russi, polacchi, francesi, albanesi, jugoslavi.
una marea infinita. Noi a maggio saremo chiamati a ricostruire la situazione drammatica che ha l'Europa. Ricordiamoci che la vera Europa è nata qui, quando insieme uomini di tanti paesi hanno messo le radici per l'Europa. E non pensavano all'Europa delle banche o del denaro, pensavano alle ruote delle persone, dei popoli, dei diritti, dove non ci sono più frontiere. E aggiungo solo un'altra cosa, se no mi tira la giacca. Ci sono davvero tanti comuni presenti oggi e a maggio ci sarà il rinnovo di tante amministrazioni comunali. Fa onore ai sindaci e chi li rappresenta e a queste amministrazioni essere qui, perché vuol dire che voi riconoscete nei fatti della Benedicta le basi fondanti della democrazia del nostro paese. E allora, se sarete rinnovati o chi prenderà il vostro posto, perché non potrete più esserlo, mettete alla base dei vostri programmi le date, i numeri, i morti, gli uomini, le donne della Resistenza, perché è lì che nasce la nostra libertà, è lì che sono nate le radici della Repubblica, è lì nata la nostra Costituzione, che va difesa, che va aggiornata, ma non va snaturata, ora e sempre. E allora voglio finire rivolgendomi invece a chi, e sono sempre meno, sono qua dietro di me, Gianni, Aria, tanti, permettetemi di ricordare Odino, a voi che avete fatto quelle battaglie, voi che avete saputo rialzarvi ogni volta nonostante i colpi inferti così gravi subiti, a voi che da ogni colpo avete saputo trarre più forza. La generazione mia deve solo che dire grazie, perché noi siamo figlie e figli della libertà che ci avete donato, ma la nostra generazione, e qui ci siamo in tanti, ha un impegno morale ed etico. Dobbiamo prendere la storia del nostro paese e fare come hanno fatto i nostri padri e le nostre madri, portarla tra i ragazzi come abbiamo fatto oggi, nelle scuole, e pretendere che si insegni. E se non la vogliono insegnare, dobbiamo farlo noi, portando anche ogni tanto i figli e i nipoti, tenendoli per mano, alla Benedicta, a Cravasco, al Turchino, a Portofino, a Valenza, in tutti quei posti dove dei ragazzi hanno saputo riscattare la libertà. Perché senza di loro non saremmo qui e la storia dell'Italia sarebbe stata ben molto difficile. Stiamo vivendo una fase difficilissima del nostro paese, tragica, qualcheduno la chiama la tempesta perfetta, perché oltre alla crisi economica abbiamo una crisi morale, etica e anche istituzionale. Ma se si vuole uscire da queste difficoltà dobbiamo ripartire dalle radici. Ripartire dai fondamentali, perché nelle radici della libertà sta il futuro della nostra democrazia.